Allora io non ci metterò molto per spiegare perché questi referendum, a giudizio, sono una scelta politica che ci accompagna in questo momento fondamentale in questo passaggio della storia italiana. Cito un neologismo orribile, divisività. In nome della divisività si è scelto, così come di non dividere apparentemente, in realtà di non scegliere nulla di sostanziale dal punto di vista della giustizia. Sì, certo, ci sono alcune battaglie che stiamo facendo anche in Parlamento, possono modificare le leggi penali, il codice di procedura penale, però si è scelto di arrendersi alla protervia, io dico anche, di una parte dello Stato, di un ordine dello Stato, che è la magistratura, che pretende di non cambiare il suo statuto. Non è che lo pretende solamente in questo passaggio, l'ha sempre preteso. Nel corso della storia repubblicana c'è una teoria di commissioni parlamentari, iniziamo con quella Bozzi, passiamo con quella De Mita, per finire con quella forse più famosa ultimamente, cioè quella D'Alema, in cui l'ipoteca della magistratura sulla impossibilità di modificare la sua struttura dal punto di vista costituzionale si è esercitata in maniera assolutamente semplice, chiara e netta, dicendo al Parlamento che non dovevano mettere le mani sulla parte della Costituzione che li riguardava. Marco Boato racconta sempre di come nell'ambito del lavoro che stava facendo la Commissione D'Alema ad un certo punto arrivò un fax con le firme di 70 procuratori, all'epoca c'era la procura presso la procura, la procura presso la comunale, che molto semplicemente, in modo che si capisse per bene, scrivevano: non dovete modificare quella parte della Costituzione. Così bene, cioè, non si modificò più. Allora, proprio perché non è possibile, non ce ne sono le condizioni politiche, ma non ce ne sono per scelta della politica, la politica si arrende a quest'ordine dello Stato e della magistratura, proprio perché non è possibile farlo fare alla politica, bisogna che alla politica sia imposto un cambiamento di struttura, e questi referendum sarebbero un cambiamento di struttura nel momento in cui andassero a buon fine. Si parla di separazione delle carriere, è stato detto prima. Noi in realtà abbiamo già nella nostra Costituzione, all'articolo 111, una parola chiave che è terzietà, che dice già che il giudice è diverso dal pubblico ministero e dall'avvocato. Non dice la parola stessa, avrebbe detto Catalano. Terzo rispetto ad altri due significa un'altra cosa. È impossibile anche concettualmente ritenere che la funzione giurisdizionale sia dentro una funzione giudiziaria che abbraccia l'accusa e la decisione. Sono due aspetti della giurisdizione che devono corrispondere a due ordinamenti sufficientemente diversi per non potersi condizionare reciprocamente, anzi affinché quello d'accusa non condizioni la funzione giurisdizionale. Il giudice terzo perché è inquadrato in un ordinamento diverso tanto dall'avvocato quanto dal pubblico ministero, ma perché esprime anche all'interno della giurisdizione un dato valoriale, cioè il terzo perché si ritiene il giudice equidistante da quello che incarna il pubblico ministero da un lato e il difensore dall'altro, da quei valori positivi che sono la pretesa punitiva da un lato e la difesa dei diritti e della libertà da un altro. Il giudice da questo punto di vista deve essere sanamente indifferente se sta al centro della bilancia. I nostri giudici non lo sono, ma d'altronde è naturale che sia così, perché appartengono ad una carriera unitaria con i pubblici ministeri, perché fanno una carriera che è condizionata dai pubblici ministeri, a loro volta molto di meno condizionano quelli dei pubblici ministeri. Allora, io penso che sia quasi ovvia l'affermazione della separazione delle carriere. Certo, bisognava fare una sistemazione costituzionale diversa, qui un minimo di polemica, era il riferimento che faceva prima la compagna Rosa Russo, quando c'è un altro referendum, quello del 2000, che era sempre sulla separazione delle carriere. Come ha ricordato la compagna, a un certo punto Berlusconi ci disse: ragazzi, smettete di giocare, perché poi arrivano i grandi, che sarei io, vinciamo le elezioni e vedrete come sistemiamo la cosa.
Tant'è vero che io e altri colleghi romani istituimmo questo premio Tope Rossa. In concorso c'erano Berlusconi e l'allora suo difensore, ex presidente dell'Unione delle Camere Penali, che era Gaetano Pecorella. Vinse di misura, devo dire, Berlusconi, perché poi Gaetano ebbe, diciamo, anche il bene successivamente, quando cominciamo a discutere dell'ordinamento giudiziario, di dire che era pure una pregnaccia la separazione delle carriere. Però all'epoca vinse Berlusconi e gli regalavo questa Tope Rossa, dicendo: la Tope Rossa sei tu che hai impedito agli italiani, ma impedito fino a un certo punto, perché in 10 milioni allora votarono, capirono perfettamente, votarono per la separazione delle carriere, che è molto più logica e naturale da far comprendere che non invece l'unità di carriere. Io penso che se si avrà la possibilità di far votare gli italiani sulla separazione delle carriere, anche se i tempi sono cambiati, anche se si è corrotto, diciamo, anche un certo senso della giustizia, quel referendum vincerebbe. Così come vincerebbe, come dire, sempre nella teoria dei referendum già vinti ma mai attuati, vincerebbe nuovamente quel referendum sulla responsabilità civile. Anche qui gli esempi, senza andare sulle altre rette del diritto, gli esempi sono facili. Per l'attuale legge che tradì l'esito referendario dell'88, se un magistrato manda in galera un Valerio Spigarelli che si chiama come me, però è nato a Napoli, e magari 20 anni dopo o 30 anni prima, cioè un caso di omonimia, cioè esattamente uno di quei casi che all'epoca di Tortora fecero scattare la voglia di referendum. 200 arresti. Là c'erano 200 poveri omonimi che andarono dentro e per questo poi furono liberati. Beh, guardate che la legge attuale non prevede la possibilità di far pagare questo errore ad un magistrato. Non è, è incredibile, ma è così. Così come non prevede che un magistrato commetta un errore clamorosissimo di diritto truffandolo da interpretazione libera della legge. Proprio in sede europea un paio di sentenze della Corte Europea hanno detto, dice, guardate, per il nostro diritto invece l'interpretazione fa parte di una posizione. Se tu devi fare una legge comunitaria. Esatto, però insomma, se sbagliano sulle leggi europee, forse qualche cosa si potrà fare, ma se sbagliano sulle leggi italiane no. Ecco un altro referendum che una volta proposto e spiegato, è proposto e spiegato nella maniera giusta, così come il primo. Nessuno vuole mettere la mordacchia ai magistrati. Si vorrebbe che i magistrati non mettessero la mordacchia alla società civile quanto alla separazione delle carriere, e si vorrebbe che i magistrati rispondessero dei loro errori così come rispondono ormai tutti i professionisti, anche troppo in alcuni casi. Noi abbiamo la medicina difensiva perché i medici si difendono rispetto ad una applicazione della legge certe volte troppo ferrea nei loro confronti. Beh, i magistrati invece hanno una possibilità di impunità da questo punto di vista, che non significa assolutamente non tener conto della loro funzione, che è delicatissima, perché il magistrato deve essere garantita la libertà della giurisdizione. Però un conto è la libertà della giurisdizione, un conto è la licenza d'arbitrio, come invece questa legge permette. E così come può sembrare, come dire, forse fuori dal mondo, aprendo i giornali e leggendo la televisione, parlare dell'ergastolo, perché qua quello che si è corrotto è anche un sentimento da parte dei garantisti di un tempo, pure i garantisti di un tempo ogni tanto gli scivola al pedale sull'acceleratore di una legge vendicativa. In tanti dicono in Italia non va in galera nessuno, guardate che non è molto vero, dice Bernardini, anche io, che non solo per professione ma anche per impegno civile, noi avvocati dell'Unione delle Camere Penali stiamo visitando tutti i carceri, stiamo visitando tutti i centri di permanenza degli immigrati, e c'è da vergognarsi nell'uno e nell'altro caso. In Italia esiste come il fine pena mai? C'è gente che entra in prigione e non esce più, ce n'è uno che si chiama Danna, che ha due lauree, è una persona perfettamente emendata, è una persona che se la rimettessimo in circolazione farebbe bene alla società. È in prigione e non è solo lui, sono circa 1500 che stanno in questa situazione. Allora anche questa battaglia, quella dell'ergastolo, che può sembrare una battaglia, come dire, persa in partenza, invece è una battaglia che insomma deve essere combattuta. Deve essere combattuta perché noi dobbiamo spiegare alla gente che è una pena non vendicativa, ma viene a dire per la sicurezza.
ormai i numeri, da avvocato, io da ragazzo ho fatto il liceo scientifico, poi sono approdato a giurisprudenza perché prima la facevo più dei numeri, adesso li ho riscoperti nella battaglia politica, perché certi numeri parlano da soli. Quando noi abbiamo una pena che permette il recupero, i benefici penitenziari che vengono applicati, noi abbiamo un crollo della recidiva. Questo è importante spiegarlo, perché la retorica generalmente dice più carcere più sicurezza. Non è vero. E infatti io quando vado in giro dico, sentite, dice, beh, io sono un garantista. No, abrogate la parola. Io non sono un garantista, io sono un figlio di cane. Cioè io voglio la cosa più utile dal punto di vista della sicurezza, che non è la vostra, una pena vendicativa, ma è la mia. E dal vostro punto di vista che pretendete sicurezza dovreste sposare la mia idea e dovreste intanto cancellare una pena come quella dell'ergastolo, che in Costituzione non c'è. Guardate, in Costituzione, tra l'altro, c'è anche un'altra cosa, non c'entra con il referendum, ma c'entra con alcune leggi di iniziativa popolare che noi stiamo portando avanti. La nostra Costituzione penalizza un solo comportamento, che in Italia non è penalizzato, penalizza la tortura. Dice è punito, è l'unico pezzo della Costituzione che utilizza una locuzione di questo genere. Si deve punire il comportamento violento della persona che nelle mani dello Stato subisce violenza psichica o violenza fisica. Il nostro paese non ha il reato di tortura, perché il reato di tortura sia imposto da una convenzione internazionale che noi abbiamo firmato ormai più di 20 anni fa. Ecco, queste sono le grandi motivazioni. Tra i referendum ce n'è uno che abbiamo, come dire, veramente scritto noi dell'Unione delle Camere Penali, perché tra i primi abbiamo segnalato, ne faceva cenno anche Compagna, abbiamo segnalato un po', svelando una cosa che non tutti sanno, no? E un po', come dire, sfoggiandando quella pretesa assoluta di indipendenza che la magistratura invoca quando parla della separazione delle carriere. Apro chiudo una parentesi, si può magnificamente fare la separazione delle carriere senza sottoporre il PM all'esecutivo, ma in ogni caso fior di democrazie vedono il PM sottoposto all'esecutivo e non c'è niente di scandaloso. Mentre invece una rinuncia totale all'indipendenza, anzi una sottomissione totale, viene da dei magistrati che noi ritroviamo non a fare i magistrati, non a esercitare la giurisdizione, non a esercitare la funzione d'accusa, ma come capi di gabinetto dei ministeri, come membri delle commissioni legislative dei ministeri. Gente, non sono pochi, sono più di 250, che lì sì si salda col potere esecutivo in maniera innaturale. Perché lì vengono scritte le leggi molto spesso, lì vengono prese delle decisioni che dovrebbero essere le decisioni dell'esecutivo, che dovrebbero quindi essere le decisioni di chi è stato eletto in qualche misura e che invece è eletto come i magistrati. Non è che sia una cosa, molti magistrati sono d'accordo, però non riusciamo a eliminare il problema. Ce li ritroviamo ad ogni ingresso spinto 1, 2, 3, 4, 5 di più. Nell'ultima legislatura, in chiusura della legislatura, qualcuno si era alzato, aveva proposto il povero Giachetti, una legge che in qualche maniera sistemava la questione. Hanno trovato la maniera di eliminare anche quel problema. Ecco, questo è il quadro, la chiudo qui. La chiudo qui con quello che è l'argomento che per me è veramente l'argomento dirimente. Andare in prigione prima della condanna dovrebbe essere un evento rarissimo in un sistema giudiziario moderno. Noi abbiamo, le percentuali oscillano, ormai a forza di dire il 42% siamo fuori tempo massimo, perché invece è aumentata la quota di persone che sono in custodia cautelare, cioè gente che è presunta innocente e che sta in prigione. Ma perché stanno in custodia cautelare? La legge dice, perché c'è il pericolo di fuga, c'è il pericolo di inquinamento delle prove, c'è il pericolo di reiterazione. Credetemi, i primi due pericoli non vengono quasi mai neppure invocati. Viene sempre invocato il terzo. Ma come viene invocato? Si dice, hai fatto questo e quindi c'è il pericolo che tu reiteri questo comportamento. Perché viene utilizzato sempre questo argomento? Perché i giudici, perché custodia cautelare ce li manda, lo chiede il PM, ma ci si va per ordine del giudice. Proprio perché i giudici hanno la stessa cultura, hanno gli stessi obiettivi di chi esercita l'accusa. Ecco qua che il cerchio si chiude. Noi abbiamo tutta quella custodia cautelare perché non abbiamo la separazione delle carriere.
Noi abbiamo tutta quella custodia cautelare perché non abbiamo una magistratura che pone sul piatto della bilancia perlomeno con lo stesso peso la libertà personale e la pretesa punitiva dello Stato. Tutto si tiene. E la custodia cautelare è il problema, diciamo, io direi quasi democratico del nostro paese, perché si traduce poi in comportamenti all'interno del processo, che sono comportamenti feroci. Si dice ancora, perché la legge espressamente dica il contrario, cioè dica che nessuno può andare in prigione se non confessa, o nessuno può andare in prigione se non risponde al giudice di cui ha valere della facoltà di non rispondere. Non è vero. Va in prigione perché è lo strumento migliore per far confessare le persone, va in prigione prima della condanna perché è lo strumento migliore per accelerare il processo. Si sono inventati anche quando sono innocenti. Diciamo, non succede spessissimo, succede sufficientemente per rendere la cosa particolare. Ci sono addirittura inventati un istituto che si chiama immediato cautelare, che più o meno è veramente un paradosso. Si diceva, beh, insomma, se vai in prigione bisogna che facciamo il processo in tempi alti, proprio perché stai in prigione e in cautela. Allora che cosa avviene? Avviene che i processi hanno indagini lunghissime, di anni, senza che nessun giudice controlli il suo problema. Dopodiché si decide di fare un'ordinanza di custodia cautelare e a quel momento si accelera strepitosamente il processo. Ma lo sapete come si accelera strepitosamente il processo? Magari in un processo in cui hai, a me è capitato, 1 milione di pagine processuali, mi sembrerà strano, ma non lo sto esagerando, 1 milione di pagine processuali, ma non per altro, perché l'indagine è andata avanti per circa 5-6 anni, le intercettazioni H24 a botte di 15 giorni sono durate 3-4 anni. E quindi tu solo per leggere quelle carte, ascoltare quelle intercettazioni avresti bisogno, non dico dei 10 anni che ci sono venute per farle, ma insomma di un tempo significativo. Invece con l'immediato cautelare hai 15 giorni di tempo per fare delle scelte difensive sostanziali. E come finisce? Beh, ti fai sempre le scelte difensive che aiutano in più l'accusa, per il giudizio abbreviato, fai un atteggiamento, se non altro perché non hai neppure la possibilità di guardare le carte per te. Questa è la custodia cautelare in questo nostro paese. Noi dobbiamo arrivare a stabilire il principio che in prigione ci si va quando c'è la condanna, tranne in casi eccezionalissimi di comportamenti pericolosissimi e certificati, altrimenti ci va libero il processo, altrimenti in quei casi in cui può sussistere, se c'è un pericolo, utilizzi altri strumenti di cautela. Ecco qua. È tanto ma non è tutto, naturalmente. Io penso che ci sarà la possibilità di fare una campagna che sia una campagna trasversale, non a caso è una campagna trasversale dal punto di vista politico, proprio per mettere quel concetto, quello della divisività, quell'orrido ideologismo che sembra non fare proprio nulla da parte e dare agli italiani la parola su una cosa che in questo paese, ahimè, molto spesso si appartiene a qualcuno e non a tutti. Grazie.